Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi ho deciso di proporvi questa canotta che è molto semplice, la lavorazione è molto facile e ripetitiva. L'ho lavorata con questo filato della Mistrico canna da zucchero. Questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 110 metri. È 100% viscosa da canna da zucchero, è morbidissimo, si lavora benissimo e addosso. Apparentemente sembra un filato grosso e pesante, però vi posso assicurare che addosso è molto molto fresco, è bellissimo. Allora, questo filato si lavora con l'uncinetto del 4 e 4 e mezzo. Allora, io ho lavorato la mia canotta con l'uncinetto del numero 4, però ho avviato le mie catenelle con l'uncinetto del 4 e mezzo. Ho lavorato su un multiplo di 19 catenelle, quindi in base alla circonferenza dei miei fianchi io ho avviato 190 catenelle. Ok, quindi in tutto poi ho ottenuto 10 motivi. Di questi 10 motivi poi arrivata all'altezza degli scalfi, poi ho diviso il mio lavoro a metà, quindi ho lavorato il davanti e il dietro separatamente. E ho fatto 5 motivi davanti e 5 motivi dietro. Dopodiché, arrivata all'altezza delle mie spalle, ho chiuso qui con l'ago, quindi ho cucito. Questo dovete decidere voi quanto volete cucire la vostra spalla, se volete una scollatura larga oppure leggermente più chiusa, decidete voi. Io comunque ho chiuso la mia spalla di 6 cm. Ripeto, la lavorazione è molto facile, semplicissima e ripetitiva, però poi alla fine diciamo dà un bellissimo effetto. Ok, quindi adesso credo che ho detto tutto, quindi possiamo iniziare a lavorare la canotta. Allora, io vi faccio un campione, vi faccio vedere il punto come si realizza. Allora, in questo campione io ho messo 76 catenelle, quindi sono 4 motivi perché lavoriamo su un multiplo di 19 catenelle. Quindi fatte le mie 76 catenelle, adesso vado a chiudere a cerchio, girando le catenelle tutte così dritte sul dritto. Quindi vado a chiudere nella prima catenella, nel cappietto per intenderci, con una maglia bassissima. Adesso faccio una catenella. E lavoro in ogni maglia di base, vado a lavorare una maglia bassa, quindi faccio una base. Facendo attenzione a non saltare neanche una catenella. Nel frattempo nascondo anche il filo. Quindi lavoriamo una maglia alta in ogni catenella di base. Così. Quindi ci vediamo alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho fatto tutte le mie maglie a maglia bassa, ho lavorato e adesso chiudo nella prima catenella con nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Così. Adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle, quindi 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia. Adesso rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 4 maglie alte doppie, quindi in tutto 5. 1 2 3 4. Vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta doppia. Quindi ho lavorato 5 maglie alte doppie nella stessa maglia di base. Dopodiché sono andata nella maglia seguente e ho lavorato una maglia alta doppia. 2 volte filo sull'uncinetto. Adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia. 2 volte filo sull'uncinetto. Salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. 2 volte filo sull'uncinetto, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. E ripeto, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia.
Quindi dobbiamo fare 9 maglie alte doppie, compresa la maglia che abbiamo fatto qui subito dopo le 5 maglie alte doppie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, salto una maglia, maglia seguente 6, salto una maglia, maglia seguente 7, salto una maglia, maglia seguente 8, salto una maglia, maglia seguente 9. Ricontiamo. Allora, abbiamo fatto 5 maglie alte doppie nella stessa maglia di base. Maglia seguente, una maglia alta doppia. Dopodiché abbiamo saltato una maglia di base e abbiamo lavorato ancora 8 maglie alte doppie. Quindi in tutto sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 volte filo sull'uncinetto. Vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie lavorate tutte nella stessa maglia di base. 2, 3, 4, 5. Maglia seguente, ancora 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5. 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia, scusate. Adesso salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi adesso lavoro ancora 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base. In tutto dobbiamo ottenere 9 maglie alte doppie, perché abbiamo fatto la maglia alta doppia qui proprio accanto dove abbiamo fatto le 5 maglie alte doppie lavorate nella stessa maglia di base. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho il gomitolo che se ne va a passeggio. E adesso vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie. 1, rientro. 2, rientro, 3, rientro, 4, rientro, 5. Maglia seguente, ancora 5 maglie alte doppie. 1, rientro, 2, rientro, 3, rientro, 4, rientro, 5. 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia. 2 volte filo sull'uncinetto, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi ripetiamo adesso quello che abbiamo fatto qua. Quindi ho fatto una maglia alta doppia nella maglia seguente dove abbiamo fatto le 5 maglie alte doppie lavorate nella stessa maglia di base. Maglia seguente, maglia alta doppia. Dopodiché ho saltato una maglia, ho lavorato ancora 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base. Ok? Quindi vado avanti e ci ritroviamo qui alla fine del giro. Eccomi.
Sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 9 maglie alte doppie. Adesso qui nell'ultima maglia lavoro le 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5. E adesso vado a chiudere nella quarta, 1, 2, 3, nella quarta catenella con una maglia bassissima. E quindi abbiamo finito il primo giro. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro sul rovescio. Dobbiamo fare delle maglie basse in costa. Allora, se siamo sul dritto del lavoro, delle maglie alte, delle maglie basse in costa dietro. Quindi a me viene facile lavorare sul rovescio, che si possono fare benissimo anche sul dritto, però a me viene facile in questa maniera. Quindi ho fatto una catenella, adesso vado qui nella prima maglia alta doppia, lavoro una maglia bassa in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, scusate, maglia bassa in costa davanti, così. Quindi lavoro tutte le maglie, lavoro una maglia bassa in costa davanti. Vi faccio vedere, ecco, quindi si ottiene questo bordino. Così. Eccomi, ho lavorato tutte le maglie a maglia bassa in costa davanti. Adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Giro il lavoro qui sul dritto. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle e ricomincio a lavorare le 5 maglie alte. Quindi rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 4 maglie alte doppie. 2, 3, 4, 5. Maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi abbiamo lavorato 5 maglie alte doppie nella stessa maglia di base e una maglia alta doppia nella maglia seguente. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia. Due volte filo sull'uncinetto, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. Dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel primo giro. Quindi in tutto dobbiamo lavorare 9 maglie alte doppie. Quindi sono 2, 4, salto una maglia, 5, salto una maglia, maglia seguente, 6, salto una maglia, maglia seguente, 7, salto una maglia, maglia seguente, 8, salto una maglia, maglia seguente, 9. Prendo un po' di filo. Quindi abbiamo fatto 9 maglie alte doppie. Adesso vado qui nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia seguente, 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi adesso ricominciamo. Facciamo una maglia alta doppia nella maglia seguente e poi lavoriamo una maglia alta doppia ancora per 8 volte saltando una maglia di base.
spin, maglia seguente, maglia alta doppia, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi 8 maglie alte saltando una maglia di base e la maglia alta doppia subito dopo le 5 maglie alte lavorate nella stessa maglia, quindi in tutto sono 9. Maglia seguente, 5 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5, maglia seguente, 5 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Maglia seguente, una maglia alta doppia e poi continuo e lavoro 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base. Ok, quindi la lavorazione è molto semplice e facilissima, quindi dobbiamo fare sempre questi due giri. Adesso finiamo il giro con le maglie alte doppie e dopo facciamo il giro delle maglie basse in costo davanti, perché giriamo il lavoro sul rovescio e lavoriamo in ogni maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta e una maglia bassa in costo davanti. Allora arrivo alla fine del giro e poi iniziamo di nuovo insieme il giro delle maglie basse in costa. Eccomi alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 9 maglie alte doppie saltando una maglia di base. Adesso nell'ultima maglia lavoro le 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso vado a chiudere nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. Una catenella, giro il lavoro sul rovescio, quindi qui dove ho fatto la catenella vado così, vado sotto la maglia con l'uncinetto, prendo il filo e lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa in costa davanti, così. Ripeto, a questo punto è molto molto facile, però dà un bell'effetto. Ok, allora possiamo andare avanti adesso fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, quindi andate avanti. Decidete l'altezza che volete fare, se volete fare un vestito oppure una maglia. Io farò una maglia, anche perché non ho tanto filato e quindi mi fermo a fare diciamo più che maglia, farò una canotta. Ecco, quindi andiamo avanti sempre con questi due giri. Quindi adesso lavoriamo tutte le maglie a maglia bassa in costa davanti, poi giriamo il lavoro sul dritto e
lavoriamo dove diciamo sulla prima maglia alta doppia, lavoriamo le 5 maglie alte doppie, ok? Poi maglia seguente, maglia alta doppia, e poi lavoriamo ancora 8 maglie alte doppie, saltando una maglia di base. Insomma, ripetiamo sempre questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Eccomi qua con il mio lavoro. Allora, io sono arrivata all'altezza sotto le braccia, all'altezza delle ascelle. Allora, vi dico che io ho fatto 21 di questi motivi. Quindi, per arrivare all'altezza, diciamo sotto le braccia, io ho lavorato 21 di questi motivi, dove abbiamo i ventagli di 5 maglie alte doppie, 5 maglie alte doppie. Allora, per la mia misura, che è una 44-46, diciamo più 46, ho avviato 190 catenelle con l'uncinetto del 4,5. Poi ho lavorato il mio lavoro con l'uncinetto del numero 4. Quindi, con 190 catenelle, io ho 10 motivi, quindi 5 davanti e 5 dietro. Ho piegato il mio lavoro a metà, così ho messo i miei motivi uno sull'altro. E qui ho messo dei marcapunti, che questa parte va proprio sotto il braccio e divide il davanti e il dietro. Nel frattempo ho lavorato anche una parte, quindi adesso, per farvi capire, dividiamo il lavoro, lavoriamo il davanti e il dietro separatamente. Quindi facciamo prima il davanti e poi lavoriamo alla stessa maniera, lavoriamo anche il dietro. Quando arriviamo all'altezza, alla stessa altezza che ho lavorato qui, qui vediamo, scusate, allora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi. 7 motivi, io intendo i motivi qui dove abbiamo le maglie alte doppie. Ok? Quindi adesso io devo lavorare anche il dietro alla stessa maniera, devo fare 7 di questi motivi fino ad arrivare all'altezza della spalla. Dopo che arrivo all'altezza della spalla, vado a cucire un pezzettino e lascio questa, diciamo, questa scollatura che è abbastanza larga. Volendo posso, diciamo, volendo lo posso lasciare così, oppure posso anche fare un bordino tutto a maglia bassa o un bordino. Io penso che a maglia bassa va bene perché il lavoro già così diciamo che è rifinito. Comunque, ora vi faccio vedere come dobbiamo lavorare la parte separatamente, quindi non lavoriamo più a giro. Allora, prendo il filo e adesso iniziamo. Eccomi. Allora, qui abbiamo le 10 maglie alte doppie. Questo lo posso togliere. Le 10 maglie alte doppie, quindi salto 1, 2, 3, 4, 5 e inizio a lavorare nella prima maglia alta doppia del secondo gruppo di 5 maglie alte doppie. Ok? Quindi entro, prendo il filo 1, 2, 3, 4 catenelle, che sono la prima maglia alta doppia. Rientro e lavoro ancora 4 maglie alte doppie. Quindi la lavorazione è sempre, diciamo, è facile, non dobbiamo fare nessun cambiamento. 3, 4 e 5. Vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta doppia. Salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. Salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi lavoro 9 maglie alte doppie. Eccomi, ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie. Adesso vado qui nella maglia seguente e lavoro le 5 maglie alte doppie. Uno, due,
mi è venuto bene la maglia. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, maglia seguente, 5 maglie alte doppie. Due, tre, quattro, cinque. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta doppia. E adesso lavoriamo le 9 maglie alte doppie, cioè scusate, 8 maglie alte doppie, saltando una maglia di base. Quindi lavoriamo, ci ritroviamo qui dove ho il marcapunti. Eccomi, sono arrivato al mio marcapunti, quindi ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie, saltando una maglia di base. Adesso vado nella maglia seguente e lavoro le 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro qui sul rovescio, quindi dobbiamo fare dei giri di andata e ritorno. Quindi adesso lavoro, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa, e adesso vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa in costa davanti, quindi lavoro tutte le maglie in costa, così. Ok, quindi andiamo avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Vi faccio rivedere come iniziare il lavoro e poi andate avanti fino all'altezza delle vostre spalle. Eccomi, sono alla fine del giro. Ho lavorato tutte le mie maglie a maglia bassa in costa davanti. Adesso vado nell'ultima maglia e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle. Giro il lavoro. Adesso nella stessa maglia dove ho lavorato le 4 catenelle, lavoro ancora 4 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, maglia seguente, maglia alta doppia, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi abbiamo fatto 1, 2, salto una maglia, maglia seguente, 3, salto una maglia, maglia seguente, 4, maglia seguente, salto una maglia, maglia seguente, 5, salto, 6, 7, 8, 9. Maglia seguente, 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia seguente, 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5.
adesso maglia seguente, maglia alta doppia, e poi andiamo avanti saltando una maglia di base. Lavoriamo ancora, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta doppia, fino ad arrivare qui. E qui, dove abbiamo l'ultima maglia alta doppia, dobbiamo lavorare 5 maglie alte doppie. E ma nella maglia seguente andiamo nel secondo gruppo delle 5 maglie alte doppie, sulla prima maglia lavoriamo 5 maglie alte doppie. Ok, quindi vado avanti così fino a raggiungere l'altezza delle mie spalle. Quindi io qui ho fatto 7 motivi e adesso continuo fino ad arrivare ai miei 7 motivi. Raggiunti i miei motivi, l'altezza, poi vado a cucire un pezzettino qui della spalla. Quindi vado a contare anche quante maglie alte vado a chiudere, a cucire, e faccio la stessa cosa poi anche dall'altra parte, così. Ok? Quindi vado avanti, ci ritroviamo quando abbiamo raggiunto l'altezza. Eccomi qua. Allora, io ho finito le due parti, il davanti e il dietro. Ho lavorato per 7 motivi. 7 motivi intendo dove abbiamo le maglie alte doppie, le 5 maglie alte doppie, qui. Allora, vi dico la misura dell'apertura qui, del braccio. Qui, la mia misura è 21 centimetri. Allora, fatte poi le due parti, bisogna solo cucire, diciamo, la parte della spalla. Ora scegliete voi quanto volete chiudere la vostra spalla. Io chiudo la mia spalla un 2 centimetri, quindi chiudo questa parte dove abbiamo le 5 maglie alte e poi chiudo ancora 5 maglie alte. Ok? Quindi la mia, diciamo, la spalla che chiuderò io è così. Quindi dopo che abbiamo cucito la spalla, volendo possiamo lasciare lo scollo in questa maniera che fa queste onde ed è anche già, come dire, è già rifinito, oppure se volete potete fare un giro a maglia bassa con dei pippiolini o solo un giro a maglia bassa, decidete voi come lo volete fare. Va bene? Quindi la stessa cosa se volete fare un giro a maglia bassa intorno allo scollo. Io sinceramente lo lascio così. Quindi adesso vado a cucire questa parte della spalla. Nascondo tutti i fili, poi lo metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossato. Questa è una taglia 44-46, quindi ho preso solo la circonferenza dei miei fianchi, è un multiplo di 19 catenelle e ho montato 190 catenelle con l'uncinetto del 4 e mezzo, e poi ho lavorato tutta la mia maglia con l'uncinetto del numero 4. Va bene? Quindi adesso ripeto, metto la mia maglia, anzi la mia canotta sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata. Intanto vi saluto, vi ringrazio e niente, alla prossima. Un bacione a tutti, ciao.